Personalmente comunque è andata bene, però purtroppo non siamo riusciti a portare a casa il risultato, che comunque è la cosa più importante. Quindi era meglio fare magari due gol e portare a casa un pareggio e una vittoria. Adesso c'è questa gara con il Modena, è inutile girare attorno, bisogna vincere e basta. Beh, assolutamente sì, sabato ce la metteremo tutta per portare a casa tre punti, perché sono fondamentali per noi. Ci sono tanti motivi per cercare di battere il Modena, l'importanza della posta in palio, il riscatto dopo un periodo non positivo e anche quella partita strana dell'andata. Beh, innanzitutto perché ci vogliamo riscattare dalle due sconfitte, poi soprattutto ci vogliamo vendicare dell'andata, che secondo me abbiamo subito un furto, perché due espulsioni, secondo me senza senso, quindi ci teniamo ancora di più. Cosa vi ha detto Baroni del Modena? Cosa possiamo dire di questa squadra che viaggia un po' a corrente alternata, ma che ha giocatori di grande valore, uno per tutti, Granoce? No, beh, sicuramente il Modena sta facendo, c'ha molti giocatori molto forti, però non sta attraversando un buonissimo periodo, perché colleziona buone gare da gare un po' meno. Comunque è una squadra molto forte, soprattutto fuori casa. Questo Pescara ha bisogno dei suoi tifosi, la società ha messo in vendita biglietti per le curve, distinti laterali ad un euro. Vi aspettate di vedere uno stadio con tanta gente? Beh, speriamo che comunque ci sia tanta gente, perché comunque noi abbiamo bisogno dei nostri tifosi. Bisogna credere fermamente in questo piazzamento playoff. Beh, assolutamente sì. Tornando alla gara di sabato, quali potrebbero essere le insidie, considerando che in casa quest'anno avete faticato parecchio? Beh, sicuramente dovremo giocare molto equilibrati, perché comunque loro si difenderanno per poi ripartire in contropiede e noi dobbiamo cercare di non farci trovare impreparati. A Teopolitano dove giocherà il prossimo anno? Beh, non lo so, può darsi anche qui.